Oggi prepariamo il risotto al nero di seppia. Ingredienti: 350 grammi di riso, 1 chilo di seppie, 1 litro di brodo vegetale, piccolo scalogno, uno spicchio di aglio, un ciuffo di prezzemolo, un bicchiere di vino bianco, 8 cucchiai d'olio d'oliva, un cucchiaio di salsa di pomodoro e pepe e sale. La parte più ostica è la pulizia delle seppie e soprattutto la selezione della vescichetta che contiene il nero. Eccola qua. Bisogna fare attenzione perché se si rompe tutto il nero si versa. Allora ricapiamo qua, eccola qua, la mettiamo in una tazzina e così almeno un altro paio di vescichette. E sono quelle che daranno il colore del nero al nostro risotto. Lavare le seppie sotto l'acqua corrente e mettere a scolare. Le seppie le tagliamo a listarelle o così. Ecco, l'operazione è quasi conclusa. Sbucciare lo scalogno. Tritarlo nel mixer. Fa piangere gli occhi. Versarlo nella casseruola. Aggiungere lo spicchio d'aglio. Aggiungere l'olio e metterlo a soffriggere dolcemente. Prepariamo il prezzemolo, lo riduciamo sottile. Aggiungere tutte le seppie. Unire il prezzemolo, mescolare e far insaporire. Aggiungere il vino. A questo punto va unito l'inchiostro nero. Un cucchiaino schiacciamo le vescichette per far uscire l'inchiostro nero e poi lo aggiungiamo qui allo sbaglio. Lo aggiungiamo attenzione all'inchiostro che va aggiunto, perché se è troppo può risultare anche allappante, se è poco non gli dà il colore necessario anche e il sapore necessario a caratterizzare proprio questo risotto. Unito l'inchiostro, adesso bisogna aspettare la cottura delle seppie, che è di una ventina di minuti circa, sempre a fuoco basso, lo lasciamo e aspettiamo. Quanto riso mettiamo? 400 grammi. Dai, non devo appoggiare il piatto, su, dai, veloce, veloce, veloce. Fermami, vai ancora un po'. Dai, 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 dai. Alzalo, se no, per sicuro la tua mano. Alzati, attenta. Vai, 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 alzalo, alzalo. 370, 80, 90. Top, va bene, vai. Passati i 20 minuti di cottura. Come vedete l'intingolo è tutto bello nero, le seppie sono cotte e possiamo versare il nostro riso e lo facciamo insaporire per bene. Dobbiamo aggiungere un po' di polpa di pomodoro.
Noi abbiamo quella che facciamo noi in casa, i nostri bei vasetti, e quindi mettiamo un pochino di rosso. Adesso inizia la cottura vera e propria. Noi aggiungiamo un po' di brodo vegetale per volta, ma se uno riesce ad avere il brodo di pesce, il risultato è ancora migliore, più saporito. Come si asciuga? Aggiungere il brodo. Gira. Ci mette tre volte, solo che sta a fare cosa la moviola. Muoviti. Dai, gira bene, non lo fa attaccare sotto. Qua. Vediamo se il sapore è giusto. Assaggiamo un pochino. Manca ancora un paio di minuti, ma dobbiamo aggiungere un po' di sale. Un pizzico di sale. Allora, mi sembra che dovrebbe essere cotto, eh? Perfetto. Mettiamo un pizzico di pepe. Andiamo qua. Sei pronta a impiattare? Sì. Impiattiamo allora. Impiattiamo. Qua bisogna stare attenti perché abbiamo usato un piatto bianco per risaltare proprio il contrasto, no? Tra il nero e il bianco del piatto. Attenzione che se vengono un solo schizzetto, io direi che può andare così, eh? Abbiamo qualche fogliolina di prezzemolo. Dice grazie, no? Grazie, ho detto grazie. Credo qualche fogliolina, ci sono messo una sigla, grazie.